Ciao a tutti! Oggi prepareremo la parigina. Il tempo di preparazione della ricetta è di 4 ore e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono, per l'impasto, farina di tipo Manitoba, acqua, olio evo, sale, lievito di birra fresco e zucchero. Per il ripieno, polpa di pomodoro, prosciutto cotto, scamorza, sale, pepe, olio, origano e basilico. Pasta sfoglia, tuorlo e latte per spennellare. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando l'impasto. Mettere all'interno del boccale l'acqua, il lievito e lo zucchero. Ed azioniamo il bimby per 3 minuti. 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina Manitoba. L'olio. E il sale. E facciamo impastare per 4 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, trasferire in una ciotola infarinata, coprire con pellicola trasparente e riporre in forno spento con luce accesa per almeno 2 ore. Trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto. Adesso lo divideremo in due teglie rivestite con carta da forno da 24 x 30 cm. Allarghiamolo con le mani. Lasciamolo riposare in forno spento per 30 minuti. Trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto, adesso lo condiremo con salsa di pomodoro. Condire con sale, pepe, origano qualche fogliolina di basilico. Irrorare con un filo d'olio. Mettere il prosciutto, la scamorza, posizionare sopra la sfoglia a copertura. Chiudere bene i bordi. Bucherellare la superficie con i rebbi di una forchetta. Spennellare con uova e latte. Cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 30-35 minuti circa. E ripetere l'operazione con l'altro impasto. La parigina è cotta, lasciamola intiepidire prima di servire. Parigina! Grazie e alla prossima ricetta!